Aspetto, ora vo' via. Che aspetto? Aspetto che chiamino. Se non è pronto il babbo, con l'uomo. Anche sta storia di verbalia, vabbè. No, non gli fa un cazzo. Non gli fa un cazzo, ormai la situazione è talmente tragica che non c'è. Un anno e tu verrai, o vuoi lì o vuoi a Lourdes. Vuoi che io vada a Lourdes? Allora è chiaro che io non posso andare a Lourdes. Se vuoi a Lourdes. Non mi fa uno voglia di foto a tua, ma cioè, voglio dire, la Madonna, da quante volte l'ho bestemmiata, ci sta che per farmi rabbia mi facesse anche il miracolo, capito? No, a parte le battute, no? A parte il fatto che se mio babbo mi dicesse voglio andare a Lourdes, ti direi, ti ha perso il capo, ma se vuole andare lo porto. Io, d'altra parte, comunque lui pensa si può fare anche bruciare, figurati. No, 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 non l'ho visto. No, non c'è, figurati, non ci penso nemmeno a andare a vedere. Sì, le può vedere qui, le primarie di PD. Ci penso nemmeno, guarda. Tanto attento la mia moglie, la mi sarebbe fatta in vetro che il signore babbo è bello e pronto. No, no, no. No, poi sì, questa specie di incontri stronzi che fanno all'americana, visto? Con tutte le domande belle pronte, se sono belle preparate, se le sono studiate, diamo tutto lo staff lì che gli dice che fare. Ragazzi, ma io ho bisogno di gente seria per credere che ho bisogno di gente seria, posso mica credere in degli stronzi. Certo. Discorsi. No, io. I giornalisti sono terribili. I giornalisti sono terribili, però è vero anche che. Se per caso Sanza Tanzera fagli una domanda che non è stata fissata prima in precedenza, il giorno dopo gli fanno chiudere il programma, che voglio dire, la libertà di stampa è un'idea che gli insegnano bambini al camminetto la sera, allora ti racconto questa favola, c'era una volta un paese in cui credevano di essere liberi e che ci fosse la libertà di stampa, un par di coglioni. Sì, detto, però, guarda, io sì, non mi vergogno mia, lo fa volentieri, tanto voglio dire, non sono neanche pagato, per cui figurati, lo faccio proprio volentieri. Sì, il programma di Silvestri, sì, Stefano Silvestri, il corso, è finita la pacchia, su Telesuria, lo faccio volentieri perché ho scelto di fare le domande, cerco di fare le domande che secondo me gli dovrebbero fare ai politici i giornalisti che sono dentro la televisione, capito? Perché ti è mai capitata a te quella. Io ho sempre questa sensazione spiacevole di. No. Di sì, il politico che parla, no? Il giornalista arriva ad affrontare un problema che ti interessa, tu sai perché ci sei dentro. Prendiamo per esempio quello degli artigiani, no? E allora il politico parla, e allora tu dici, tipo, ora il giornalista glielo domanderà, no? E arrivato a questo punto glielo domanderà perché ci vogliono far finire, ci vogliono far morire, no? Ci sarà un invece questo passa, dice, allora passiamo un attimando la pubblicità e poi dopo si passa a un altro argomento. Cioè, capito il discorso? Non gli fanno, a me io ho questa sensazione, che anche quelli che tirano adesso tanto, non gli fanno le domande ad hoc. Anche gli artigiani che vanno in televisione a parlare degli artigiani, i fatti sono due, o sono tagliati prima o non sono in grado di quella di poter, diciamo, di esporsi in maniera chiara quali sono i problemi, è una capacità che mica tutti hanno, cioè della gente la sa forticciola intorno allo stesso coso senza arrivare al punto, cioè cercando, girando. Il fatto è tanto semplice, ci devono spiegare perché ci vogliono far chiudere, cioè è tanto semplice, finisce, chiude un artigiano e apre un kebab, chiude un altro artigiano e apre un comproro, chiude, ci sarà una volontà politica, no? Sei te che comandi qui in questo comune, può per dire, in questa provincia, in questa regione, beh, mi spiego come mai tu fai chiudere gli artigiani per mettere il kebab? Tanto semplice, nessuno gliel'ha mai domandato, perché quelli ti dicono, oh, non mi domandano se hai genere, ecco lì il problema di base, capito? E allora si fa questa trasmissione, è finita la pacchia, che
E quando ci chiuderanno, questo è il problema. Almeno non ci sapranno mai la cosa di guardarsi nello specchio e dire: Dio buono, si è avuto l'opportunità di dire che si pensava e si è persa. Sì, perché se una trasmissione, e anche tutti questi grandi nomi di giornalismo, l'Annunziata, la Vidi, la... Non girano, girano, non c'è problema, girano e non c'è verso. Tanto il politico, se vuole sapere le domande in anticipo, se non gliele dai non viene, il problema è risolto. No, quella di Grillo è un'altra cosa. Quella di Grillo io non me la sento di criticarlo, perché chiaramente un ragazzo di 25 anni che non ha idea di quello che sia la televisione, di come la venga fatta, di come la venga organizzata, se va in un posto in cui ci sono, cioè, circondato da 5 o 6, se non ha dei controcoglioni, lo massacrano, capito? Lo distruggono, non riesca, basta una cazzata, basta cambiare un accento, basta cambiare una ripresa, basta tagliare un angolino, le maniere le sono finite. Eccola, via. Ciao, ascoltami, e ora stacca la cinepresa e comincia a lavorare, perché mi sono belle rotto i coglioni di vederti sta qui a fare il regista.